Allora, buongiorno Riccardo Castiglioni, grazie per esserti presentato. Tra un po' c'è la presentazione del tuo libro. Tu ormai sei diventato un personaggio pubblico di stocco, insomma. Sì, ormai. Non è da tutti i giorni, insomma, presentare un libro, e hai fatto, diciamo, una prefazione, una presentazione anche sul web, e quindi noi siamo venuti a trovarti. Allora, siccome non sono, come ti dicevo, la persona più adatta per poterti intervistare su questa tematica, lascio a te la parola, così presenterai il libro. Sì, allora, il libro parte praticamente da uno spunto che doveva essere inizialmente un racconto autoconclusivo, perché è nato quando è scomparso il mio professore italiano del liceo, che era un personaggio estremamente timido e riservato, un pozzo di scienza che però durante gli anni del liceo, per un problema suo caratteriale e una sua ritrosia, quasi un timore che aveva nei confronti dei ragazzi, a lui gliene abbiamo combinate veramente in vita durante il periodo del liceo ogni genere di scelleratezze praticamente. Una persona che poi invece, quando avevo ritrovato in età adulta, avevo apprezzato tantissimo per la sua umanità profonda, la sua cultura e il suo modo di porsi molto garbato. Questa persona purtroppo si è ammalata di un male importante, è venuta a mancare in breve tempo, una decina di anni fa, e da lì era nata una riflessione in cui ho cominciato a immaginarmelo nella sua vita quotidiana, anche se in realtà la persona che io descrivo nel mio libro vive da sola, conduce una vita molto riservata, ma lo spunto iniziale era proprio di questo professore che mi piace oggi ricordare, il professor Giancarlo Motta, un grandissimo uomo di cultura soprattutto. E dopodiché io inizialmente ho lasciato il racconto un po' a decantare, sostanzialmente indeciso se dovesse diventare qualcosa di più grande oppure se doveva rimanere un racconto così concluso come era iniziato. Mi sono incuriosito, ho cominciato a seguire questa persona senza in realtà una vera scaletta, ma un po' come si possono spiare le persone dalla finestra o dall'alto, senza dargli fastidio, vedendo un po' dove lui voleva portarmi. Ho così scoperto la vita che conduceva, gli amici che aveva, e la sua profonda solitudine, che lo ha portato, poi non voglio anticipare più di tanto, insomma, perché il racconto si svolge poi proprio a partire da questo spunto, lo porta a conoscere una ragazza online e cominciare a scambiarsi pareri su un libro che entrambi conoscono, e questo lo porterà, suo malgrado, a doversi imbarcare in un'indagine privata, tra virgolette più grande di lui, da cui non sa come uscire, ma comunque nella quale si sente assolutamente coinvolto e moralmente in dovere di proseguirla per evitare guai. Quindi in questo senso è sia un romanzo giallo, sia, anche se lo vogliamo, anche un romanzo sulla solitudine, sull'invecchiamento, sulle amicizie, quelle poche vere, e sulle piccole cose che rendono la nostra vita di tutti i giorni un po' sopportabile, o comunque più sopportabile, come possono essere le nostre relazioni quotidiane, oppure l'incontro con delle persone che magari ci possono cambiare. Senti, il tuo libro è stato anticipato da alcune vicissitudini. Adesso io non voglio ricordare sull'argomento, però sei stato sulla stampa locale, sulle testate, abbiamo fatto una grande pubblicità, diciamo, queste cose. Sì, un po' paradossale per un libro che veramente, come titolo, proprio senza far rumore, in realtà ha fatto un casino tremendo. Suo malgrado, perché è successo appunto un qui pro quo, di cui personalmente avrei voluto anche fare a meno, ma purtroppo una volta che sei in ballo si balla, sostanzialmente intorno alla copertina, dove ho voluto fare un omaggio al liceo dove ho trascorso 5 anni bellissimi, e invece questa copertina è stata un po' mal interpretata inizialmente dalla dirigente scolastica, nella quale ci tengo a dire che abbiamo avuto un chiarimento successivo, non c'è assolutamente nessun problema, e anzi in futuro quello che c'è in programma è proprio anche una nuova presentazione, sperabilmente proprio nella lavagna del liceo. Però sì, ha dato una cassa di risonanza
decisamente più grande di quanto mi sarei potuto aspettare. Esatto, io volevo proprio toccare quel punto lì, che volontariamente hai avuto, forse sei stato più conosciuto in quel francese lì, perché ne hanno parlato in tanti, che magari prima, dove giustamente cercavi di far conoscere questo libro che hai fatto. Certo, benissimo, io non ho niente da aggiungere, se vuoi aggiungere qualcosa mi hai detto che hai una recensione, una bellissima recensione fatta proprio oggi da questo mio amico che volevo evidenziare, che ti è piaciuta molto. Esatto, mi permetto di leggerla se... innanzitutto ringraziamento preventivo a Marco Garavaglia, grande amico e grandissimo giornalista, che ha scritto questa recensione proprio questa mattina, mi ha lasciato senza parole, non solo senza far rumore. Dice: senza far rumore è un libro che, se inteso come giallo deduttivo, si legge di un fianco, piacevolmente immersi nel dipanarsi di un mistero che c'è ma non si vede, o che inquieta con un brivido lungo la schiena, per il troppo silenzio di tempo. Ma, se si rallenta la lettura, resistendo alla tentazione di scorrere rapidamente le pagine fino alle righe risolutive, si può scoprire un libro diverso, meno giallo ma un po' più nero. E senza far rumore c'è infatti lo spaccato della vita di provincia che si insieme tra i protagonisti, ritagliandosi un ruolo ben più importante della necessaria cornice fotografica di un racconto. Se letto sotto questa luce, si rivela il delicato noir che tratteggia con precisione il lato scuro della sonnecchiata interna milanese e del bisogno di riscatto, di vincita e giustizia che spesso tormenta gli animi miti o conflitti, tra rimpianti e fantasticherie di rivalsa. E così, in punta di piedi, con sincera nonchalance, appunto senza far rumore, questo poliziesco sul genere si nasconde dietro un ritmo vincente e scorrevole un piccolo tesoro del posto, un omaggio garbato alle sommesse gioie che rendono sopportabile il nostro vita. Gli amici di sempre, quelli che scegliamo più per affetto che per affinità, che rinunciabili riti che scandiscono le nostre giornate puntellando gli argini della solitudine. Gli incontri che imprevedibilmente sconvolgono anche la più radicata degli abitudini, riportando il cuore e la mente a una giovinezza che soltanto il fiato elegante non riconoscono più. Senza far rumore, insomma, racconta un po' la storia di tutti noi. Perché dentro ogni professore in pensione c'è sempre un indomito ragazzino del liceo che, guardandosi allo specchio, si domanda cosa diavola possa essere successo. Marco, veramente mi hai lasciato senza parole, ti ringrazio. Benissimo, abbiamo concluso con questo spaccato, mi sembra doveroso, ringraziamo Castiglioni per aver aderito, per averci presentato questo libro e ovviamente di tenerci informato se pubblicherà ancora qualcosa, insomma, anche se non sono, ripeto, la persona più adeguata, ma mi sembra giusto seguirti in quelle che saranno le tue future presentazioni o comunque lavori. Sono io che ringrazio voi e alla prossima, contando che il primo libro ci ho messo 7 anni, dalla prima parola all'ultima, speriamo di essere un po' più veloci. In questo momento ho in cantiere una seconda opera che è più o meno, diciamo, al 40-50%. Direi che ci vediamo tra un 3-4 anni. Grazie mille.